Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi parleremo di quelli che saranno i menu presenti all'interno del gioco, ma soprattutto vedremo come migliorare le armi, come migliorare i personaggi e tutto quello che ci interessa sapere all'interno del gioco. Partiamo con il menu iniziale. Come potete vedere, il menu iniziale in questo caso viene rappresentato dalla bellissima Tifa che ci aspetta praticamente sul bancone del Seven Heaven e possiamo in un qualche modo decidere cosa fare. Sulla sinistra, in alto a sinistra, come potete vedere, abbiamo la possibilità di switchare i menu, perché avremo un menu dedicato al solo content, quindi tutti quei contenuti che potremo fare da soli, compresi la storia o tutto quello che effettivamente ci interessa fare, e poi cliccando il tasto in alto a sinistra avremo la possibilità di cambiare il menu ed praticamente vedere tutto quello che è disponibile nel menu multiplayer. Ma per quanto riguarda il menu multiplayer non c'è tanto da dire, anche perché durante la beta ci sono state soltanto un paio di coop per testare il funzionamento del gioco online e niente più. Quindi avremo modo comunque di esplorare poi successivamente col gioco definitivo tutto quello che bisogna vedere nel menu del multiplayer. Per quanto riguarda invece sul lato destro dello schermo, quindi in alto a destra, abbiamo praticamente le tessere Shinra, quelle dove sono scritte 5 su 6, che se non ricordo male dovrebbero rappresentare le campane di Opera Omnia, quindi la possibilità di poter creare o poter comunque entrare all'interno di una battaglia multiplayer e quindi poter joinare con altri, con altri giocatori. Poi abbiamo la Super Stamina, che sarebbero praticamente degli accumuli di stamina in più, e poi sulla destra invece abbiamo la stamina vera e propria, quindi come potete vedere qui avevamo un eccesso comunque di stamina, anche perché man mano che si aumenta di rank, man mano che si aumenta di fare le cose all'interno del gioco, verremo ricompensati con stamina che giustamente si andrà ad accumulare e si andrà a sommare a quella precedente. Poi successivamente ancora a destra abbiamo la valigetta, che indica praticamente tutti gli oggetti collezionabili che abbiamo all'interno del nostro profilo, quindi ticket, gemme, tutte le risorse che ci servono sia per pullare che anche per potenziare personaggi eccetera eccetera, e poi le tre stanghette in alto a destra, menu opzioni. Per quanto riguarda invece il menu sulla sinistra, tutto quello che vedete sulla sinistra, abbiamo praticamente la prima interfaccia che è la home di gioco, quindi abbiamo la possibilità tramite la home di gioco di vedere tutte le varie modalità possibili da fare in solo, quindi le daily quest, quindi avremo delle missioni giornaliere da dover compiere all'interno del gioco, le enhancement quest, che sarebbero per l'appunto le missioni per ottenere oggetti di potenziamento, sia personaggi che armi, le summon quest, che ovviamente sono bloccate, che servono per reclutare e potenziare le summon, la Sealed Tower of Cedra, che è praticamente un contenuto esclusivo, chiamiamolo mid game, un pochettino come le feud di Opera Omnia o comunque come tutti gli eventi più particolari che ci consentiranno comunque di ottenere ricompense, story quest, che sarebbe ovviamente la storia o comunque le missioni legate alla storia, e poi i dungeons, che sono per l'appunto una chicca speciale di questo gioco, perché affronteremo comunque dei dungeon che verranno creati appositamente per il titolo di Ever Crisis. Quindi non avremo soltanto da farmare la storia, avremo diversi eventi offline in questo caso, cioè nel senso non collegati comunque col multiplayer, ma legati comunque con il gioco in solo, quindi ci sarà modo di poter variare anche la possibilità di effettuare contenuto endgame o comunque contenuto mid e contenuto in generale, anche e soprattutto per quanto riguarda la storia. Successivamente sotto abbiamo il pannello di growth, quindi la crescita che verrà divisa successivamente tra personaggi e summon, ma lo vedremo tra poco, l'enhance panel, che serve per l'appunto, come potete vedere, a potenziare praticamente le nostre armi e a migliorare le nostre armi, perché ovviamente le armi si potranno comunque migliorare. Sotto abbiamo il menu del party, che ci permette comunque di gestire il nostro party con equipaggiamento, statistiche e tutto quello che ci interessa, e
e poi infine abbiamo il menu di draw, che sarebbe quello che tutti stiamo aspettando di trattare, ma che tratteremo alla fine di tutto questo speciale countdown di Ever Crisis, ovvero la possibilità di poter pullare, quindi la possibilità di ottenere le armi e i costumi dei vari personaggi. Andiamo avanti con il menu dei potenziamenti. Andiamo prima con i potenziamenti, che sono forse la parte un po' più lunga, dato che i potenziamenti, come potete vedere, abbiamo le armi, che possono essere comunque potenziate e fatte salire di livello, le materia, quindi abbiamo la possibilità anche di equipaggiare le materia, che fondamentalmente ci consentono di incrementare il nostro potere offensivo. Solitamente si attaccano alle armi e giustamente consentono di ottenere dei bonus per quanto riguarda danni magici, fisici ed elementali, come vedremo tra poco. E poi la sintesis. La sintesis invece che cos'è? La sintesis sarebbe l'unione di copie di armi identiche, ma soprattutto utilizzate per le armi 3 stelle, che unite fino a un tot consentono di venire upgradate, quindi le armi 3 stelle in un modo o nell'altro verranno potenziate e portate a livello superiore, così come le armi 4 stelle possono diventare 5. Non mi ricordo se le 5 avevano un grado superiore, ma credo di no, credo che il grado massimo al momento sia soltanto di 5 stelle, da quello che ricordo. Però effettivamente su questo poi avremo modo di poterci focalizzare meglio, perché bisogna vedere se nel frattempo nel gioco cambieranno anche un paio di cose, perché tutto questo è ciò che era disponibile nella beta, ma nel titolo ufficiale, nel titolo rilasciato, non sappiamo effettivamente come verrà gestito il tutto. In alto a destra, se notate, sono cambiate praticamente le finestre. Infatti abbiamo i gil, che ci serviranno comunque da spendere all'interno del gioco per potenziamenti e ovviamente prendere tutte le robe in game. Le gemme blu, che rappresentano comunque i cristalli che vengono ottenuti da free to play, quindi tutte le gemme che è possibile farmare all'interno del gioco saranno in blu, mentre invece le gemme in rosso sono le gemme che vengono shoppate, quindi aprendo il portafoglio, strusciando la carta, si avrà la possibilità di ottenere le gemme rosse. Come diciamo la maggior parte dei giochi gacha, questo è appunto il sistema prediletto per poi successivamente sfruttare le gemme all'interno dei pool. Andiamo ancora avanti, perché questo invece è il menu vero e proprio per quanto riguarda le nostre armi. Come potete notare, abbiamo le armi con sfondo dorato, che sono le armi 5 stelle, le armi con sfondo viola, che sono le armi 4 stelle, e le armi con sfondo rosso, che sono praticamente i limit break delle armi. Perché? Ecco, nelle armi 5 stelle effettivamente non c'è la possibilità di essere upgradate, quindi da 3 passano a 4, da 4 passano a 5, mentre invece le armi 5 stelle hanno il limit break, quindi prendono la stella rossa e di conseguenza aumentano le loro caratteristiche, le loro statistiche. Il livello massimo delle armi ovviamente è 50 per quanto riguarda le armi 5 stelle, 40 per quanto riguarda le armi 4 stelle e 30, se non ricordo male, per le armi 3 stelle. Quindi in base alle stelle sappiamo già anche il loro livello massimo. Come potete vedere, ogni arma sulla sinistra ha praticamente delle statistiche, che in questo caso vengono rappresentate da attacco fisico, attacco magico e heal, quindi la capacità anche di curare, perché la capacità di curare viene considerata come statistica, quindi più è alta la statistica di heal, più sarà alta l'efficacia delle cure che effettueremo sia su noi stessi che sugli altri personaggi, perché fondamentalmente diciamo che le cure si riescono a sbloccare bene o male con tutti, però sono comunque cure individuali e non sono neanche tanto potenti, quindi diciamo che sono più un palliativo rispetto a delle cure vere e proprie, e quindi esistono personaggi come Eris o come Matt che possono praticamente curare AOE con grosse quantità in modo tale da rendere praticamente vano l'utilizzo delle cure delle curette singole, che sinceramente lasciano un po' il tempo che trovano. E come potete vedere, appunto, abbiamo la possibilità poi di potenziare le varie armi. Ma come si potenziano ovviamente le varie armi?
con in questo caso i questo ovviamente sono gli oggetti che, come potete vedere, sono delle lastre comunque di metallo, perché ci saranno rame, argento, diciamo tutte quante le leghe metalliche che serviranno per l'upgrade del nostro, diciamo, del nostro, come dire, della nostra arma in questo caso. E come potete vedere sulla sinistra abbiamo la core ability, che è quella che vi ho spiegato l'altra volta, quindi praticamente l'abilità che ci viene insegnata tramite l'arma. E poi sotto abbiamo le refine abilities, che ci consentono comunque di incrementare le nostre statistiche, che in questo caso sono difesa fisica aumentata e difesa fisica, cioè difesa verso il fuoco aumentata. E poi ovviamente abbiamo le sub abilities, che sono praticamente diciamo tutti quei potenziamenti passivi che si ottengono dalle sub weapon, quindi tutte le armi che possiamo equipaggiare come diciamo come terza scelta ci consentono comunque di incrementare queste piccole statistiche di un pochettino, ma niente di eccezionale. E come potete vedere possiamo praticamente, in questo caso abbiamo il menu praticamente del uncap level, quindi possiamo praticamente sbloccare il cap del livello, perché ogni volta che noi arriveremo a un livello avremo la possibilità di incrementarne la potenza, un po' come le ascensioni su Genshin o le varie ascensioni anche sulle varie armi, no? Quindi quando si raggiunge il livello massimo noi possiamo ascendere l'arma e farla incrementare di livello. Mentre invece poi, per quanto riguarda il potenziamento vero e proprio delle armi, abbiamo le varie stone, le whetstone, che in questo caso in base alla rarità, quindi 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, poi sotto abbiamo addirittura 5 stelle, abbiamo la possibilità di far incrementare più o meno l'esperienza della nostra arma. Una volta che la nostra arma avrà aumentato la sua esperienza, aumenterà anche le statistiche che vedete sulla sinistra, che sono come sempre attacco fisico, attacco magico e cura, quindi capacità di poter curare. Andiamo ancora avanti, perché come vi ho detto la volta, cioè come vi ho detto praticamente poco fa, anche le materia possono essere in un qualche modo equipaggiate al nostro personaggio. E come potete vedere le materie possiedono una core ability, quindi in base a dove vengono equipaggiate abbiamo la possibilità di sbloccare una abilità, che in questo caso abbiamo una materia appunto di elemento terra che ci sblocca l'abilità Quake Blow, che costa 3 barre ATB e ci dà anche come substats più 1 di attacco. Ora in questo caso la materia è a livello 1, massimo livello 5, quindi man mano che noi poi potenzieremo le varie materie avremo la possibilità di incrementare le statistiche e anche di incrementare la potenza della nostra abilità, quindi avremo comunque la possibilità di vedere anche dove saranno poi equipaggiate le varie abilità, perché ripeto tutto può cambiare e quindi per il momento vediamo un po' cosa succederà. Andiamo ancora avanti, perché queste sono invece le pozioncine, che come potete vedere sulla destra abbiamo praticamente il mana booster, se non mi ricordo male dovrebbero chiamarsi mana booster, che praticamente vengono classificati in S, small, M medium, L large e poi abbiamo anche XL. In base ovviamente all'utilizzo dei nostri materiali daremo più o meno esperienza alla nostra materia, infatti come potete vedere adesso la materia è arrivata a livello 5 grazie appunto al fatto che abbiamo potenziato tramite le boccette e quindi abbiamo fatto salire di livello la materia. Quindi abbastanza semplice in realtà il menu di potenziamento, è anche molto intuitivo, se devo essere onesto il menu non è per niente confusionario, almeno secondo me rispetto a tanti altri giochi il menu sinceramente non mi sembra neanche tanto male, quindi direi che con un minimo di pratica, giusto per vedere un pochettino dove si trovano gli oggetti, si riesce a gestire il tutto in maniera molto molto semplice. Andiamo avanti con appunto un'altra schermata, ecco il materia booster, sì, io l'ho detto mana ma ovviamente il materia in questo caso, materia booster, che ci consente appunto di incrementare la potenza del nostro della nostra materia. Come potete notare abbiamo le substats che sono tutte col punto interrogativo e che non possono essere sbloccate, perché purtroppo nella beta, come potete notare, l'upgrade delle materie era bloccato, quindi una volta che le nostre materie crescono
cresceranno e ovviamente aumenteranno le stelle, perché un po' come su Final Fantasy VII, se vi ricordate, man mano che le materie crescevano e prendevano esperienza, venivano comunque adornate con le varie stelle, fino a poi raggiungere il livello Master. Ecco, la stessa cosa praticamente sarà possibile fare anche all'interno di Ever Crisis, solo che purtroppo nella sezione della beta test l'upgrade era bloccato, quindi non c'è stato modo di poter vedere come effettivamente viene upgradata la materia, cosa sblocca e poi successivamente tutto quello che è collegato ad essa. Andiamo ancora avanti, perché qui adesso invece parliamo del menu di crescita, sia per quanto riguarda i personaggi che per quanto riguarda le summon. Le summon purtroppo durante il beta test erano chiuse, mentre invece per quanto riguarda le caratteristiche del personaggio erano disponibili, e quindi vi posso far vedere come vengono gestite all'interno del gioco. Le caratteristiche del nostro personaggio, come potete vedere, vengono sbloccate come una sorta di sferografia. Infatti avremo la possibilità di praticamente utilizzare, come potete vedere in alto a destra, dei cristalli specifici per il personaggio e dei cristalli invece in generale, che sono comunque non vincolati al personaggio, che ci permettono comunque di incrementare le statistiche, quindi come potete vedere attacco, HP, capacità di cura, attacco magico, eccetera eccetera. E man mano che il nostro personaggio aumenterà di livello, sbloccherà i limit break, e come potete vedere i nostri limit break, in questo caso con Eris abbiamo Healing Wind, che è già disponibile, che tra l'altro è una delle limit break più forti per quanto riguarda la cura ovviamente all'interno del gioco. E poi sulla sinistra potete vedere praticamente i nodi che abbiamo sbloccato, quindi 21 su 234, per cui siamo ancora all'inizio, infatti il personaggio è a livello 29. E poi abbiamo le statistiche boost, ovvero tutte le statistiche che vengono incrementate grazie a questo pannello, quindi HP, attacco fisico, attacco magico, difesa, difesa magica e cura. Quindi il potenziamento dei personaggi, per chi comunque ha familiarità con questa tipologia di giochi, Final Fantasy & Co., sa benissimo come funzionano queste sferografie e sanno benissimo come funzionano in generale i power up. Power up che, come vi stavo dicendo prima, funzionano tramite tramite appunto i seed, sarebbero comunque dei semini o comunque i cristalli in questo caso. Come potete notare abbiamo i cristalli specifici del personaggio che sono di livello 3 stelle, che si possono ottenere sia dalle quest, quindi dalle missioni in generale, ma ci saranno anche i posti dove poter farmare i cristalli dei nostri personaggi. E poi i cristalli livello 4, che sono praticamente i cristalli di potenziamento, di enhancement, chiamateli come volete. Infatti come vedete hanno questa sorta di aura tutto attorno che indicano appunto di essere dei cristalli di potenziamento, che giustamente una volta consumati ci consentiranno di sbloccare il nodo in questione. Inutile dire che i nodi che si andranno a sbloccare man mano all'interno del gioco costeranno sempre più risorse, quindi portare un personaggio poi maxato o comunque al massimo del suo potenziale giustamente ci farà perdere un pochettino di tempo. Per quanto riguarda i menu e quello che c'era da dire dei personaggi e delle armi, sinceramente non c'è nient'altro che mi sento in obbligo di dovervi dire. Devo dire che i menu sono fatti molto bene, a mio avviso, non sono confusionari, anche se sembra, ma in realtà non lo sono. Anche se vi andate a guardare qualche gameplay nello specifico, noterete che praticamente i menu non sono così confusionari, anche perché sono divisi per categorie e sono divisi molto bene, non ci sono menu che si sovrappongono e non ci sono menu che praticamente vi pestano i piedi come in altri giochi. Qui tutto è separato, tutto è catalogato, quindi avete la possibilità comunque di guardare con calma ogni menu. Questa è una cosa molto molto positiva che a me è piaciuta veramente tanto. Quindi spero che comunque anche nella versione originale, cioè nella versione finale, mantengano il tutto così ordinato. E niente, incrociamo le dita e speriamo bene. Ormai manca veramente pochissimo, manca veramente un non nulla al poter finalmente mettere le mani su questo Final Fantasy VII Ever Crisis. Io per il momento finisco qui. Vi ringrazio ancora per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye!